A rendere ancora più infuocato quello che si preannuncia un autunno caldo per il mondo del lavoro nella provincia salernitana arrivano i dati pubblicati da Unioncamere, che colloca Salerno nel penultimo gruppo di province per previsioni di occupazione, confermando così i dati del 2010, secondo i quali il sistema economico salernitano sta attraversando un anno funesto sul versante del lavoro. Fino alla fine dell'anno, infatti, le previsioni di occupazione delle imprese dell'intero territorio provinciale confermano il trend negativo già registrato lo scorso anno, chiudendo nel mese di dicembre con un 15% di posti di lavoro persi a fronte di un 14% di nuove occasioni. A rilevare l'andamento futuro del mercato del lavoro in provincia di Salerno è l'indagine Excelsior di Unioncamere, che ha raccolto le previsioni che le stesse aziende hanno comunicato attraverso questionari dedicati. Dalle risposte che le imprese locali hanno fornito viene confermato il momento di difficoltà del sistema economico locale, che si traduce in una progressiva difficoltà ad assumere nuovo personale. Solo il 21,8% delle aziende salernitane si dice infatti pronto a nuove assunzioni entro la fine dell'anno, percentuale che arriva fino al 24,4% nel settore dell'industria e delle costruzioni e che invece scende al 20,4% nel settore dei servizi. Al di là delle previsioni resta quindi un'unica certezza che il 2010 non è proprio l'anno propizio per creare nuove occasioni di lavoro. Si ripropone quindi la necessità spesso invocata dal presidente di Confindustria Salerno, Agostino Gallozzi, di riportare il manufatturiero al centro del sistema produttivo locale e di far ripartire da questo settore lo sviluppo del territorio. Diverso il ragionamento per quanto riguarda il settore dei servizi, che nell'economia locale occupa circa il 76% del prodotto interno lordo. Il 2010 per gli addetti al settore equivalse ad un calo di 690 posti di lavoro. Discorso diverso per le piccole e piccolissime imprese, che per l'economia salernitana, come ha ricordato spesso il presidente della Camera di Commercio di Salerno, Augusto Strianese, sono lo zoccolo duro della propria forza anche sul versante dell'export. Sono proprio le microimprese, spesso a conduzione familiare, quelle che soffriranno meno alla riduzione di posti di lavoro, rappresentando l'unico dato positivo dell'intero panorama occupazionale salernitano.